Il Marina di Schiavonea è in prima categoria, è certamente un momento molto esaltante per la squadra marinara, che è una realtà che c'è da poco tempo ed è già una delle protagoniste del calcio dilettantistico. Ha vinto il campionato di terza, ha vinto il campionato di seconda e certamente è riuscita a scaldare i cuori dei tanti tifosi dello Schiavonea che erano rimasti un po' orfani dal punto di vista calcistico. Una bella soddisfazione per il presidente Celi, che è stato per tanti anni un giocatore apprezzatissimo e ora anche in forma dirigenziale sta continuando ad avere successi. Diciamo che è stato qualcosa di fantastico, perché in 3 anni dalla terza categoria, come giustamente diceva lei, siamo ritornati subito alla prima categoria. Diciamo che è un campionato di competenza per quanto riguarda lo Schiavonea, perché lo Schiavonea non poteva stare lì in terza categoria, quindi diciamo che è il campionato adatto al paese, anche se noi negli anni passati abbiamo calcato palcoscenici più importanti, però adesso i tempi sono cambiati e ci accontentiamo di questo, con la speranza di fare sempre meglio. Non fare mai il passo più lungo della gamba, però certamente la prima categoria rispetto a quello che è l'attuale organico della squadra potrebbe essere un campionato più consono anche alle qualità degli ottimi giocatori. Sono d'accordo, anche se giustamente già io ho individuato qualcosa che manca a questa squadra. A parte che una volta finito il campionato cercheremo un po' di invogliare più persone che si avvicinano a questa realtà. Quindi io già da adesso lancio un appello alle forze che ci sono nella città di Corigliano per cercare di venirmi incontro, di starmi vicino, di fare una bella società per dare ancora soddisfazione al popolo biancazzurro di Corigliano. Allora, naturalmente è un appello rivolto ai tanti appassionati dello Schiavonea, ricordiamo una squadra che ha calcato per tanti anni anche i campionati di interregionale. Ora i tempi sono un po' cambiati, però c'è sempre una bella tifoseria, una bella struttura e tanti giocatori che secondo me potrebbero giocare anche in una o due categorie superiori. Presidente, con quanta passione ha portato avanti questo progetto, ed è stata anche una stagione dura, un campionato con tante capoliste, tanti scontri diretti, si è giocato quasi sempre contro l'inseguitrice, quindi davvero non si è potuti stare tranquilli mai. Sì, sono d'accordo, è stata una stagione dura, perché già in agosto siamo partiti con questa scommessa, che devo dire che l'ho vinta, con la scommessa di Alessandro De Rosis, un tecnico giovane che veniva da una recessione col Civita, quindi puntare su un tecnico che nessuno conosceva, su un tecnico che aveva fatto il calciatore a Civita ed era retrocesso, è stato veramente qualcosa di azzardato, perché all'inizio c'erano dei mugugni fra i calciatori, questa mia scelta nessuno l'aveva condivisa e io quindi ho sfidato tutti e sono ancora di più felice perché i risultati mi hanno dato ragione. E questa vittoria, ad essere sincero, la vogliamo dedicare ad un nostro concittadino che adesso non c'è più, Mario Chiurco, che purtroppo un male incurabile l'ha portato via. La famiglia ha tenuto molto che facessero lo sponsor della nostra squadra, quindi noi abbiamo portato il suo nome con onore. Caro Mario, anche tu da lassù sicuramente sarai felice, ed io ho fatto una promessa, la maglia dello Schiavonea la porterò lì al cimitero per far sì che anche tu la riesci a vedere. Quindi Mario, questa vittoria è per te. Allora, naturalmente questo è un particolare molto bello. Lo Schiavonea è una squadra che coinvolge, che emoziona. Noi concludiamo con il presidente Nicola Celi con anche forse un piccolo elenco, anche se magari dimenticherà qualcuno, però certamente il suo gruppo è variegato, simpatico, scoppiettante. Secondo me è una dirigenza davvero molto particolare la sua. Andiamo a fare qualche nome, non parlando dei presenti perché mi sono antipatici. Innanzitutto voglio ringraziare mister Gerardo Bianchi, una persona che mi è stata sempre vicino, che con la sua tenace esperienza è riuscita un po' a coinvolgermi in questo progetto, quindi lui è stato importante. Poi in questo mio progetto voglio ringraziare il mio direttore sportivo Fortunato Martilotti, che veramente lo ringrazio di cuore, che insieme abbiamo sposato questo progetto. Grazie Fortunato. Tonino Martilotti, che ultimamente si è coinvolto in questo suo percorso, anche lui un po' sta coinvolgendo un po' gli amici, quindi ce ne sarebbero tanti ancora da dire. Antonio De Luca, che
di tutti i giorni soffre. Finalmente ora è più tranquillo. È più tranquillo. Adesso gli ho detto che io abbandono e oggi nemmeno ha mangiato. Quindi Antonio, stai calmo che vediamo un po' cosa riusciamo un po' a fare. Quindi diciamo ci sono tante persone che vorrei ringraziare. Vabbè. E per questo dico continuiamo così che lo Schiavonello lo porteremo sempre più in alto. Allora naturalmente ora il presidente deve fare il pompiere, dopo le grandi vittorie non bisogna subito rilanciare, e da uomo di calcio sta cercando ora di costruire qualcosa di più importante, ma per i proclami ci sarà tempo. In bocca al lupo al Marina di Schiavonea, e certamente è stata una bella stagione, una stagione trionfante, un campionato vinto meritatamente.